Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sarà sentito come testimone nel processo sulla trattativa Stato-mafia. La Corte d'Assise di Palermo ha però fissato delle condizioni. Interviene il Ministro della Giustizia Cancellieri. È una convocazione inusuale. Il Movimento 5 Stelle e il gruppo Lista Musumeci depositano la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione Crocetta, ma è giallo sulla mancanza di una delle 18 firme necessarie. Interviene un parlamentare del PDL, il capogruppo D'Asaro però puntualizza e la sua è una posizione personale. Nel 2014 il Sud Italia rischia di non agganciare la ripresa, il PIL è fermo ormai dal 2007, a differenza del resto d'Italia, diminuisce il numero di occupati, aumentano le tasse e avanza la desertificazione industriale. Dal festino del prossimo anno sarà in funzione a Palermo la prima linea del tram, le altre due entro dicembre del 2015. Lo ha annunciato il sindaco Orlando incontrando sulla vertenza AMAT i sindacati che dicono bene il pressing del comune sui vertici dell'azienda. Buonasera, benvenuti alla seconda edizione del nostro giornale. Questi titoli principali, parleremo anche delle tante vertenze occupazionali vecchie e nuove all'interno della città di Palermo. Lo faremo anche facendo parlare i dati drammatici dello Svimez sulle prospettive economiche per il Sud Italia e per la Sicilia. Per i prossimi anni, prospettive da caduta libera, come abbiamo titolato. Di tutto questo parleremo come sempre tra un attimo. Ci ritroviamo dopo la pubblicità. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. Si sa, i tempi sono duri e Urk è sempre rimasto al verde. Anche Urk ficcia irnata e ha risolto con affari in oro. Contante all'istante. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partanna Mondello 39 I, Palermo, info 091 5306 32. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sarà sentito come testimone nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia. La Corte d'Assise di Palermo ha accolto la richiesta della Procura, però ha fissato dei paletti precisi. E tra i testimoni ci sarà anche il Presidente del Senato, Pietro Grasso. Sentiamo subito Federica Di Gloria.
Giorgio Napolitano ha messo al banco dei testimoni, ma ad una precisa condizione: che i contenuti della deposizione riguardino solo la lettera di Loris D'Ambrosio, quella che il 18 giugno del 2012, pochi giorni prima di morire, il consigliere giuridico del capo dello Stato scrisse e inviò a Napolitano. Lo ha deciso oggi la Corte d'Assise di Palermo, davanti alla quale si celebra il processo sulla trattativa Stato-mafia. I giudici hanno accolto la richiesta della procura. Era stato il PM Di Matteo, in una delle ultime udienze, a insistere molto perché il presidente Napolitano venisse sentito proprio su quella lettera. Nella missiva D'Ambrosio ribadiva al capo dello Stato la sua correttezza dopo le polemiche scatenate dalle intercettazioni delle telefonate con l'ex ministro Mancino finite sulla stampa, ma esprimeva soprattutto la preoccupazione riguardo al periodo fra l'89 e il 93. Scriveva infatti di temere di essere stato considerato solo un ingenuo e inutile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi. Proprio su queste frasi i PM intendono chiedere chiarimenti al capo dello Stato per capire cosa vi fosse dietro le preoccupazioni espresse da D'Ambrosio. Ma al di fuori di quella lettera nessun'altra domanda potrà essere rivolta in aula a Napolitano, che potrà essere interrogato, dicono i giudici, nei soli limiti delle conoscenze del test che potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali e dalla riservatezza. Paletti con cui la Corte d'Assise intende salvaguardare la sentenza della Corte Costituzionale, che nel dicembre scorso aveva detto no alla richiesta di citare fra i testimoni Napolitano, dando ragione al capo dello Stato sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Quirinale contro la procura palermitana. Tra i testimoni ci sarà anche il presidente del Senato Grasso. La Corte ha ammesso tutte le richieste testimoniali tranne quelle dei magistrati Teresi, Scarpinato e Ingroia. Saranno infine trascritti i contenuti delle telefonate tra lo stesso D'Ambrosio e l'ex ministro Mancino, che era intercettato nell'ambito delle indagini sulla trattativa. Anche a questa richiesta la Corte d'Assise ha detto di sì. Intanto la Presidenza della Repubblica preferisce non sbilanciarsi. In una nota molto stringata, l'ufficio stampa del Quirinale fa sapere che si è in attesa di conoscere il testo integrale dell'ordinanza di ammissione della testimonianza adottata dalla Corte d'Assise di Palermo per valutarla nel massimo rispetto istituzionale. Si ferma qui la nota del Quirinale. C'è però oggi un'altra nota che arriva nelle redazioni ed è quella del Ministro della Giustizia Cancellieri, che dice: non ho letto la motivazione, prima vorrei documentarmi, certo mi lascio un po' perplessa la convocazione, dice ancora il ministro, mi sembra un po' inusuale. Questo il commento alla convocazione del Presidente della Repubblica Napolitano nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Se ne tornerà ovviamente a parlare anche nei prossimi giorni. Noi intanto continuiamo a parlare di politica, lo facciamo tornando alle vicende regionali, perché è stata presentata questa mattina all'Assemblea regionale la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione Rosario Crocetta. Firmarla i 14 deputati del Movimento 5 Stelle e 3 dei 4 deputati della lista Musumeci. E sulla quarta firma che manca, la 18ª, il numero minimo per poter depositare formalmente una mozione all'Assemblea regionale siciliana, oggi si è sviluppato un piccolo giallo. Sentiamo. Dovevano essere 18 le firme sulla mozione di sfiducia al presidente Rosario Crocetta, presentata ma non ancora formalmente depositata all'Assemblea regionale. Invece sono 17, appena sotto la soglia minima per formalizzare la presentazione. Il testo di 9 pagine è stato firmato dai 14 deputati del gruppo dei 5 Stelle e da 3 dei 4 parlamentari della lista Musumeci. L'onorevole Pippo Currenti, il cui nome questa mattina compariva nell'elenco, ha però non solo dichiarato di aver appreso dalla stampa che il suo gruppo aveva aderito all'iniziativa dei grillini, ma ha confermato di essere contrario a questa mozione, quindi di non volerla firmare. A questo punto, in attesa o di un chiarimento interno al gruppo Musumeci o di un altro evento, la mozione resta sì presentata ma non ancora depositata. Fra l'altro il PDL, che è all'opposizione, ha già annunciato che non firmerà la mozione, concedendo una fiducia a tempo al governatore Crocetta, ma con alcuni distinguo. Di fronte alla paventata ipotesi di non poter presentare la mozione di sfiducia, non posso assumermi la responsabilità politica di precludere un percorso alternativo a un governo fallimentare. Nel caso in cui mancasse, la 18ª firma per raggiungere il quorum sarà la mia. Così questa sera il vice capogruppo del PDL all'Ars, Marco Falcone. E se il deputato dei Democratici Riformisti Marco Forzese parla senza mezzi termini di ennesima figuraccia del capogruppo dei 5 Stelle Cancellieri, quest'ultimo continua a questo punto a mostrarsi tranquillo.
Noi non cambiamo posizione rispetto a quello che facevamo prima. Noi abbiamo detto che voteremo i provvedimenti giusti per i cittadini siciliani e li appoggeremo. Quella è la nostra linea, perché è la nostra linea di vita e quindi andrà avanti in questo modo. Non cambia nulla, per noi cambia il fatto che a questo governo noi abbiamo chiesto, cioè abbiamo presentato una mozione che fra l'altro è stata votata da cittadini e gli stiamo dicendo ti abbiamo licenziato. Ora lui può venire in aula, ci può venire a raccontare quello che ha fatto, sarà brevissima la discussione e ci racconterà quello che vorrà fare, staremo ad ascoltare, se ci saranno degli spunti positivi e propositivi glielo diremo, gliene daremo atto, ma la mozione rimane in piedi e io mi batterò affinché venga calendarizzata nella prima data possibile di questa assemblea regionale. Ci aspettavamo un intervento da parte del Presidente della Regione, è arrivato, eccolo, la mozione di sfiducia che Grillini e Musumeci stanno per presentare non mi fa paura, ma è un atto immotivato che farebbe passare un messaggio destabilizzante, dice Crocetta. Se questo governo cade, a chi la raccontiamo la storia che la Sicilia è diventata una regione affidabile? Crocetta quindi è intervenuto sul tema appunto della mozione di sfiducia che è stata presentata, che è stata illustrata questa mattina. Vorrei ricordare, dice ancora Crocetta, che neppure a Cuffaro è stata mai fatta una mozione di sfiducia. La verità è che questo governo è al centro di uno scontro mai visto prima. Contro di noi c'è la più forte opposizione della storia. Questo è l'intervento del Presidente della Regione. Parliamo adesso di immigrazione clandestina, perché una rissa è scoppiata in un centro per immigrati a Trapani, mentre è ormai tutto pronto per la partenza ufficiale nella giornata di domani dell'operazione Mare Nostrum. Sentiamo. I numeri sono ben lontani da quelli delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Gli sbarchi clandestini sembrano conoscere, se non una battuta d'arresto, almeno un rallentamento. Questo non significa che l'emergenza sia passata, tutt'altro, a restare critica anche la gestione dell'ospitalità di tutte le persone soccorse negli ultimi tempi. In alcuni casi, infatti, sale la tensione tra gli extracomunitari, ospiti delle strutture di accoglienza. È il caso del centro per richiedenti asilo di Salina Grande, a Trapani, dove una rissa tra immigrati ha causato il ferimento di 10 persone. Due di loro sono stati ricoverati nell'ospedale Sant'Antonio Abate, gli altri sono stati dimessi dopo essere stati medicati dai sanitari del pronto soccorso. Sono in corso indagini per identificare responsabili e cause della rissa. Al cimitero Buonamorone di Agrigento intanto è stata celebrata la cerimonia di 3 vittime del naufragio dell'isola dei Conigli a Lampedusa. I feretri sono stati tumulati nelle cappelle private messe a disposizione da 2 famiglie agrigentine. Per quanto riguarda invece i soccorsi in mare, l'ultimo intervento è stato registrato ieri al largo di Malta. Un gommone con circa 120 persone è stato infatti soccorso dalla marina maltese a 55 miglia a sud dell'isola. Le condizioni meteo erano proibitive, quindi sul posto è dovuto intervenire anche una nave della marina americana, la Sant'Antonio. Secondo quanto si è saputo, a bordo del gommone c'erano 128 persone, tutti uomini di nazionalità somala, che sono stati poi trasferiti nel porto della Valletta. La Sant'Antonio, che era di pattugliamento nel Mediterraneo con a bordo forze speciali americane, nei giorni scorsi aveva avuto anche a bordo il leader di Al-Qaeda al-Libi, catturato in un blitz a Tripoli. Infine è tutto pronto per la partenza dell'operazione Mare Nostrum, decisa dal governo nazionale per vigilare sul canale di Sicilia. Nei piani del Ministero della Difesa l'operazione dovrebbe avere anche un effetto deterrente molto significativo, in quanto darà la possibilità di intercettare i gestori degli sbarchi clandestini. La partenza di questa nuova operazione è prevista entro la giornata di domani. E noi domani ovviamente torneremo a parlare dell'avvio dell'operazione Mare Nostrum, anche per capire se il dispiegamento di forza che è stato illustrato nei giorni scorsi sarà poi effettivamente quello messo in campo domani. Intanto il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge oggi ha confermato che sono stati definiti tutti i passaggi burocratici per poter celebrare i funerali di Stato per i migranti morti a Lampedusa. La cerimonia si è appresa questa sera, la cerimonia di commemorazione delle vittime dei naufragi avvenuti lo scorso 3 e 11 ottobre. Molte delle vittime, come sapete, sono già state sepolte. Si terrà lunedì prossimo, 21 ottobre, alle 16, ad Agrigento, presso il molo turistico di San Leone, alla presenza dei rappresentanti del governo
e delle istituzioni. Questa sera il sindaco di Lampedusa Nicolini ha chiesto perché non nell'isola. Intanto, ecco, si apprende che il luogo scelto, la località scelta per questa commemorazione ufficiale sarà il molo di Agrigento. Torniamo alla cronaca. Due colpi di fucile caricato a pallettoni sono stati esplosi contro la saracinesca di un panificio di via Umberto Annaro, in provincia di Agrigento. Il panificio, non ancora inaugurato, appartiene a un cittadino di Canicattì. Stanno indagando su questo episodio i carabinieri del reparto di operativo di Agrigento e quelli della compagnia di Licata. Dopo gli scioperi e le contestazioni dei sindacati, il sindaco di Palermo, Lulu Orlando, lancia un ultimatum ai vertici dell'AMAT per migliorare la qualità del servizio pubblico in città. Soddisfatti i sindacati che questa sera hanno deciso di revocare lo sciopero che era stato proclamato, era stato fissato per l'8 di novembre. Intanto per il sindaco, secondo il sindaco di Palermo, Orlando, la prima linea del tram dovrebbe essere pronta, funzionante, operativa entro il festino di Santa Rosalia del prossimo anno. Sentiamo. Credo che sia stato un incontro assolutamente proficuo, perché è stato un confronto sul presente e sul futuro di un'azienda che un anno fa era sull'orlo del fallimento, che è stata finanziariamente sostenuta e supportata dall'amministrazione comunale, che adesso a nome dei cittadini chiede ed esige un miglioramento della qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico, tenendo conto che abbiamo in cantiere e saranno pronti già dal festino 2014 la prima linea di tram e le altre due successive entro dicembre 2015, tenendo conto che il numero di autobus è insufficiente e sono partite già le gare per acquistare nuovi autobus, tenendo conto che vi è un problema di organizzazione dei servizi dell'azienda che deve essere fatta in funzione anche di nuove esigenze. Aggiungo ancora, per competenza di informazione, che ho dato a disposizione che ognuno venga utilizzato per la pensione per la quale è stato assunto ed inquadrato. È ora di finirla di persone che dovrebbero svolgere un ruolo presso l'AMAT o presso altre aziende e in realtà svolgono un altro ruolo, forse perché hanno un amico o un compagno che gli consente di non fare il lavoro per il quale è stato assunto. La mia posizione, dico per carità, nel rispetto di quanto il sindaco ci ha richiesto, ritengo sia assolutamente da seguire. La mia posizione è comunque quella che prima ci dicano, attraverso il contratto di servizi, che cosa dobbiamo fare, e dopodiché conseguentemente noi costruiremo un'organizzazione per raggiungere gli obiettivi che ci hanno posto, e questa organizzazione certamente potrà tenere conto che magari i direttori sono troppi, che le direzioni sono troppe, potremmo accorparne qualcuna, potremmo studiare un ulteriore e diverso organigramma dell'azienda per adeguarla ai tempi che cambiano e alle esigenze della nostra amministrazione e della nostra città. Un magazzino della droga usato anche come laboratorio per confezionare le dosi è quello che i carabinieri di Palermo hanno scoperto oggi nel centro storico. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri l'inequivocabile odore di marijuana che arrivava dal portone di uno stabile. Dopo aver abbattuto la porta, i militari si sono trovati davanti ad un vero e proprio deposito che veniva usato come laboratorio per confezionare le dosi. All'interno sono stati trovati 8 sacchi di marijuana con oltre 3.000 dosi già confezionate e altra droga non ancora preparata ma destinata allo smercio al dettaglio. Pesava in tutto circa 15 kg. Oltre a questo sono state scoperte 351 dosi di hash per un peso complessivo di un chilo. Il deposito serviva a rifornire i vari spacciatori del quartiere capo. Seguendo infatti proprio le mosse di uno dei pusher, i carabinieri sono riusciti a risalire al magazzino della droga. Intervenuti in vicolo Pirriaturi, i militari avevano arrestato Francesco Termini, di 43 anni, sorpreso a vendere 5 stecche di hashish ad uno studente. Addosso gli sono state trovate 26 bustine di marijuana, 9 pezzi di hashish e 128 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti guadagno dell'attività illecita. Il proprietario del magazzino è stato già individuato e denunciato. Si tratta di un 27enne pregiudicato per reati contro il patrimonio. Un business, quello della vendita di droga, che, dicono i carabinieri, non sembra conoscere crisi. Poco più di 16 kg di droga leggera possono essere trasformati in oltre 120.000 euro di profitto.
Ancora una brevissima pausa, poi apriremo la pagina dedicata alle vertenze occupazionali e cercheremo di capire attraverso i dati presentati oggi dallo Svimez qual è il futuro che attende il meridione d'Italia e in maniera specifica la nostra regione. A tra poco. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere, i nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Protestano a Palermo i dipendenti ex Grande Migliore che da oggi occupano i locali del punto vendita di Viale Regione Siciliana, a rischio dopo l'inaspettata bocciatura da parte del Ministero delle Attività Produttive. C'è il piano di salvataggio dell'azienda che era già in fase più che avanzata. Adesso ci sono 260 posti di lavoro a rischio, stupore naturalmente anche da parte del gruppo imprenditoriale che stava curando le fasi per far ripartire l'attività. Sentiamo Marianna Grillo. Da stamattina occupano i locali dello store in Viale Regione Siciliana. Alcuni sono anche saliti su un ponte e minacciano di gettarsi se le trattative dovessero andare verso lo stop definitivo. Sono i dipendenti ex Grande Migliore che temono la perdita del posto di lavoro. Non solo non riapriranno i locali di Viale Regione, ma potrebbero chiudere anche tutti gli altri punti vendita riaperti meno di un anno fa. La doccia fredda per i 260 dipendenti è arrivata ieri quando il Comitato di Sorveglianza del Ministero delle Attività Produttive ha ritenuto incongruo il piano industriale presentato dal gruppo Casa Crea, di fatto bocciando l'unica proposta avanzata per il salvataggio dell'azienda. E così per i dipendenti dello storico marchio palermitano ricompare lo spettro di nuovi licenziamenti. Oggi una doccia fredda per i lavoratori ex Migliore, perché mentre con il cuore pieno di gioia si seguivano i lavori che avrebbero portato alla riapertura del Grande Migliore di Viale Regione Siciliana, per cui il reinserimento nel circolo produttivo di altre 50 unità più 4 che avrebbero preso servizio proprio nei prossimissimi giorni, dal Ministero, dal Comitato di Garanzia si riceve la comunicazione, la notizia che la proposta fatta dal gruppo GIECO, che sta investendo così come ha fatto sul polo Tarbartolo e sul punto vendita di Trapani, dove già un'ottantina di lavoratori sono stati reinseriti al lavoro, non è stata ritenuta congrua. Io penso che è tradito lo spirito della legge Prodi bis, che prevede che il commissariamento di una struttura deve portare alla massima occupabilità. Invece forse si sta badando più a quello che è il mero guadagno di un'operazione finanziaria. Noi abbiamo l'esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali. L'Italia, la Sicilia, Palermo, Trapani non si possono permettere il lusso che in un momento di crisi così forte questo barlume di speranza, di opportunità
venga cancellato. È un gruppo di dipendenti degli enti di formazione IAL Sicilia, CEFOP e ANF, enti a cui la Regione, come sapete, ha revocato l'accreditamento, ha partecipato oggi ad un sit-in davanti alla sede dell'assessorato all'istruzione in Viale Regione Siciliana. Questo pomeriggio si è anche svolto un incontro con il governo tra governo e sindacati per discutere dell'esodo incentivato del personale in possesso dei requisiti per andare in pensione. Nella formazione professionale, vale la pena ricordarlo ancora una volta, in Sicilia lavorano 8.500 persone. Un deserto, si può riassumere così il rapporto Svimez sul meridione d'Italia, con un numero di occupati che riporta quasi 40 anni fa e che nel 2014, secondo questo rapporto, nel 2014 le regioni del sud non agganceranno la ripresa. Le previsioni sono quindi decisamente disastrose per quanto riguarda questa metà del paese. Sentiamo. Il Sud rischia di non agganciare la ripresa. Nel 2014 il PIL resterà inchiodato allo 0,1% a fronte di un più 0,7 nazionale e un più 0,9 del centro-nord. Un andamento che va avanti ormai da 5 anni e dal 2007 infatti che il tasso di crescita del PIL del meridione risulta negativo. Lo stima il rapporto Svimez che mette in cifre quello che ogni giorno al sud è sotto gli occhi di tutti. Ad esempio continua la desertificazione industriale nonostante le politiche europee per le regioni svantaggiate. In Italia queste non riescono a dare i risultati sperati e basta confrontarli con quelli degli altri paesi. Se Germania e Spagna dal 2001 al 2007 hanno fatto crescere il valore aggiunto industriale delle proprie regioni svantaggiate del 40-10%, in Italia il valore aggiunto industriale del Sud è rimasto praticamente fermo dal 2007. Poi la crisi, il valore aggiunto manifatturiero è sceso dell'11,2% del 2007 al 9,2% dell'anno scorso, la produzione è scesa del 25%, gli investimenti invece del 45%. Infine posti di lavoro che hanno fatto registrare un meno 24%, complessivamente in tutti i settori nel primo trimestre 2013 il Sud ne ha persi 166.000 rispetto all'anno precedente, scendendo sotto la soglia dei 6 milioni. Non accadeva ormai da 35 anni, cioè dal 1977. Nel 2012 inoltre il tasso di occupazione in età 15-64 anni è stato del 43,8% nel mezzogiorno a fronte di un 63,8% del centro-nord. Sempre nel 2012 il tasso di disoccupazione registrato ufficialmente è stato del 17%. Come se non bastasse, negli ultimi 4 anni al sud è aumentata anche la pressione fiscale più che al nord, soprattutto per il piano di rientro sanitario. A pesare sono stati soprattutto IRAP e addizionale IRPEF. Il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato all'unanimità la nomina di Vincenzo Morgante a direttore della TGR. Morgante era responsabile della redazione RAI di Palermo e prende il posto del dimissionario Alessandro Casarin. La nomina di Morgante a direttore della testata giornalistica regionale RAI è il riconoscimento più importante che l'azienda ha voluto dare al lavoro svolto in oltre 10 anni dalla redazione e alle capacità di chi l'ha guidata con impegno, rigore morale e professionalità. Questa è la nota del comitato di redazione del TGR Rai Sicilia. A Vincenzo Morgante gli auguri di buon lavoro anche da parte della redazione del TG Med. C'è un'altra brevissima pausa pubblicitaria, poi vi lascio subito in compagnia del meteo per la giornata di domani. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo, info 091 5306 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. La
giornata di domani si aprirà in Sicilia all'insegna del cielo sereno ovunque. Nel corso del pomeriggio però aumento progressivo di velature fino ad addensamenti più compatti. Le temperature si manterranno stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti generalmente deboli meridionali, mari ancora mossi, molto mosso lo stretto di Sicilia. Vuoi iniziare con noi la giornata? TRM Mattino, ogni giorno dalle 7.30. L'informazione con il meteo, viabilità, oroscopo, i titoli dei quotidiani. TRM Mattino. Da lunedì al venerdì, dalle 7.30, su TRM 13.